Ciao Valeria, come nasce l'idea di questa nuova avventura lavorativa? Nasce inizialmente da una contingenza, in realtà io sono diventata mamma 7 anni fa e avevo questi 2 bimbi e avevo intenzione appunto di fare la mamma, ma non avevo voglia di rinunciare al lavoro. Ho colto la palla al balzo perché mio marito allevava bovini. Col mio avvento chiesi appunto se era possibile non allevare animali così grandi proprio per poterli poi muovere in maniera più autonoma e decidemmo di allevare capre, quindi andai a prendere le prime 100 capre dalla Francia, entrarono in stalla e da lì nacque in realtà la mia vera passione per questo lavoro. Però hai proprio rivoluzionato l'azienda, in che modo? Avendo l'esempio della Francia, rubai questa loro idea straordinaria che è quella di destagionalizzare il gregge, cioè di far credere agli animali soltanto con la luce di essere in un periodo primaverile piuttosto che in pieno inverno. E quindi facciamo la monta degli animali e i parti sono a settembre-ottobre e abbiamo il latte nel periodo invernale quando i nostri colleghi della provincia non producono latte. E poi tu hai fatto una scelta anche di ecosostenibilità. C'è un caseificio, una costruzione a secco, per cui abbiamo proprio usato la stessa paglia, gli stessi balloni di paglia che mettiamo alle capre in lettiera e le abbiamo proprio assemblate come un Lego, usando una struttura in legno. E abbiamo costruito questo caseificio, lo chiamano tutti la casa dei tre porcellini.